Ciao a tutti e bentornati sul canale. Era da un po' che non pubblicavo un video, quindi oggi vi porterò con me in un nuovo bivacco. Siamo a Esine, in Val Camonica, e abbiamo lasciato la macchina alla fine di questa mulattiera e adesso proseguiremo sul sentiero 163 per andare al bivacco Baita de Joel. Tutto il primo pezzettino è su questa strada asfaltata, dove si può tranquillamente passare anche a piedi. E si arriverà a questa segnavia e noi dobbiamo seguire per San Gliesente, quindi tenere tutto il sentiero 745, poi arriveremo ad un bivio e seguiremo il sentiero 750. Pausa pranzo con paninetto e un golia che cerca di rubarmi il cibo senza vista. Comunque ci sono una serie di casette con delle viste super super panoramiche. Vorrei averle anche una cosa così in montagna. Vi giuro che dal video non rende, ma questa salita sarà al 30% minimo. Madonna, che fatica. Allora, siamo arrivati in località Adaret, o non so bene come si pronunci, e finalmente abbiamo trovato il bivio, quindi adesso dal sentiero 745 passiamo al 750, Baita de Jaol, 40 minuti, andando verso quella direzione. Baita Jaol, di là dobbiamo passare quel ponticello e andare dall'altra parte. L'ultimo passaggino in salita prima di arrivare finalmente al bivacco è un po' esposto e ci sono questi cavi per tenersi e diciamo che non è proprio un sentiero adatto a tutti e infatti è classificato come escursionismo esperto, quindi dovete essere un attimino preparati per poter venire a questo bivacco. Ok, siamo finalmente arrivati alla Baita de Jaol. Adesso vi faccio vedere un po' com'è l'interno. È molto piccolino, ma con veramente tutti i comfort. Ha qua un tavolone bello grande, poi ha la sua stufa. C'è in questo armadietto c'è il gas che dovrebbe funzionare. L'acqua non funziona, ma forse nei mesi estivi funzionerà, ma adesso
non funziona. Qua ci sono tutte le varie cose che si possono trovare nei bivacchi. E qui c'è anche la corrente elettrica che è funzionante. Qui una finestrella con vista sulle montagne. E poi dietro questa tendina ci sono due lettini a castello con i loro materassi e le loro coperte. Anche in questa stanza c'è la luce e la lampadina elettrica che funziona correttamente, e c'è anche qui una finestrella. Molto molto, tutto molto 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 carino. È veramente veramente stupendo. Allora, siamo arrivati al bivacco e ci siamo fatti un tè caldo, anche se c'è il sole e devo dire che si sta benissimo, ma vi volevo dare appunto delle informazioni utili per quanto riguarda la salita e il bivacco. Allora, la salita sono circa 8 km con 1200 metri di dislivello circa. Ci vuole più o meno un 3 orette in base ovviamente a quanto uno è abituato a camminare. La maggior parte della salita, quindi tutto il primo pezzo, è su asfalto e ha pendenze veramente allucinanti, secondo me si aggirano anche attorno al 30%, e poi l'ultimo pezzettino è nel bosco ed è un saliscendi finché non si arriva al bivacco, dal video che vi ho fatto vedere prima, tramite quell'ultimo pezzettino con la corda. E niente, il bivacco è molto bello, ha quattro posti letto, è dotato di luce, c'è anche il bagno sul retro, poi magari ve lo farò vedere. C'è la legnaia, quindi qua attorno comunque pieno di legni, quindi se sì, di legni, è pieno di alberi, quindi nel caso si dovesse fare la legna non c'è nessun tipo di problema. E niente, spero che verrete e ci farete un salto, perché ne vale veramente la pena. Sera lo chef propone due risottini, uno giallo e uno con i porcini insieme, con dei fantastici pezzettini di scamorza all'interno. Cena gourmet stasera, madonna, cracco. Buongiorno, sono le 8:30 perché oggi siamo rimasti un po' nel sacco pelo a dormire un po' di più. Il meteo non è dei migliori, quindi adesso colazione abbastanza veloce e si scende alla macchina. Finalmente siamo tornati alla macchina, giretto al bivacco concluso. Ho appena stoppato il Garmin e sono 13 km tra andata e ritorno. E niente, al prossimo bivacco!